Uè, benvenuti alla decima puntata dell'Infiltrato, la serie in cui mi intrufolo nelle community più strambe del web per scoprire i loro più reconditi segreti. Novax, terrapiattisti, rettiliani. Per la prima puntata in doppia cifra andiamo ad esplorare una delle community più torbide, terrificanti, spaventevoli. E poi? Orride e grottesche del web. I sostenitori di Mario Giordano. Come al solito, se vi piacciono i miei video, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina, così non vi perderete le prossime uscite. Lasciate un mi piace, condividete. Se leggete e vi piace la lettura, in descrizione trovate il link diretto al mio primo libro. Vi conviene cliccarlo, perché altrimenti arriva lui. Allora, come cominciare? Conoscete Mario Giordano? No? Zombie e di scheletri e di cose orrende, mostruose, tutto per importare una tradizione che non è la nostra. E dimentichiamo invece le nostre radici, dimentichiamo la tradizione, la zuppa di ceci, il pan dei morti. Io Halloween non lo voglio festeggiare! Non lo voglio festeggiare! Ma Mario Giordano non è solo questo. Mario Giordano è un giornalista e conduttore televisivo italiano che nel corso della propria carriera ha diretto i telegiornali Studio Aperto e TG4, nonché le trasmissioni L'Alieno e Lucignolo. E raga, mi spiace dirvelo, ma se vi ricordate Lucignolo, siete vecchi. Ha poi negli anni scritto per o diretto Il Giornale, Libero e La Verità. La creme della creme dell'informazione bigotta, insomma, gli manca giusto il tempo e la croce e poi se li è fatti tutti. Ultimamente è poi tornato sulla cresta dell'onda con un programma di approfondimento dai toni piuttosto fuori dalle righe. Mario Giordano conduce Fuori dal coro. Ma cos'è? Ma che faccia 25. È? Ma dai! Comunque, scherzi a parte, parliamo di un bel cervello, con un curriculum di tutto rispetto. Che dire, dopo le ultime puntate un po' impegnative, ho voluto alleggerire un po' con qualcosa di un po' più scherzoso. Ma non per questo meno pieno di... Quindi facciamoci forza e cominciamo questo ennesimo viaggio dentro il disagio. Che la forza sia con noi! Che la forza sia con noi! Allora, tutto è cominciato un po' per caso. Stavo cercando gruppi privati di Novax su Facebook e ho scoperto questa galassia di gruppi di sostenitori di Mario Giordano. Cioè, già solo su Facebook, senza voler andare su Telegram o altre piattaforme, ce ne sono un botto. E mi son detto, qua ci devono essere un sacco di perle. E così mi sono iscritto al gruppo più numeroso. Un gruppo pubblico che conta oltre 20.000 iscritti. Praticamente è come se una città intera si è iscritta su Facebook ad un gruppo su Mario Giordano. Mario Giordano potrebbe, che ne so, dichiarare guerra a Liechtenstein e probabilmente vincerla. Allora, come definire in breve i sostenitori di Mario Giordano? Prendiamo un generico post di benvenuto. Ciao Mario, grazie di avermi accolto. Perché ovviamente se c'è una foto di Mario Giordano nel gruppo, vuol dire che lo gestisce lui. Come primo post farei una domanda: quando deturpato, quando picchiano e derubano le vecchiette, quando stuprano nei treni, nelle stazioni, nei sottopassi, quando extracomunitari cagano, pisciano, spacciano, dov'è la polizia che c'era ieri per una manifestazione no Green Pass? Dove era ragazzine di 16 anni stuprate sui treni? Sono io pazzo? Sono pazzo io? Allora, da dove cominciamo? No, ti prego, basta Bibbiano! Siamo nel 2021! Bibbiano non lo voglio più sentire! Donato! Vabbè, vado un po' a prendere la mano. I grandi temi sono quattro. Razzismo. Raga, cioè, qua si vola a livelli altissimi. Cioè, fantastico. Ancora girino ste cose. Comunque, vabbè, non ci posso credere che qualcuno ci creda veramente. Continua l'invasione programmata e la sostituzione etnica pianificata avallata dal governo criminale, l'immigrazionista anti-italiano guidato da Draghi e sostenuto dai traditori della Lega. Le ONG non si arrendono, altri 800 migranti pronti a sbarcare in Italia. Bisogna affondare le navi delle ONG. Raga, ma a sto punto affondate direttamente i barconi, no? Almeno risparmiate un passaggio, no? Raga. Draghi come Boldrini, migrazione inevitabile, non servono i muri.
Servono le ONG, organizzazioni fantastiche che neanche loro sanno cosa siano. Non servono muri che poi sono orribili e abbruttiscono il paesaggio. Basta arrestare il clandestino e metterlo nell'ambasciata del suo paese. Ci penseranno loro a rimpatriarlo. Sicuro, guarda che se li rimpatriano, sono proprio lì a chiedersi perché se ne vogliano andare. Si sta così bene lì. Portali a casa tua, pidiota! Il demone! Guardate bene gli occhi di questo essere. È lo sguardo di una persona cattiva, maligna. Se un paese non può proteggere le sue frontiere, è un paese fallito. Già, infatti gli Stati Uniti non sono tipo la prima potenza mondiale. In che paese lasciano entrare immigrati clandestini, come succede in Italia? Tipo, da qualunque parte? A parte forse la Corea del Nord? Che poi, chi minchia ci vuole andare in Corea del Nord? Nigeriano aggredisce due poliziotti dopo la richiesta dei documenti. Lamorgese, dove sei? Non lo so. Non penso fosse lì a prendere a schiaffi i poliziotti pure lei. Comunque, non so se avete capito bene l'antifona. Non è importante la notizia in sé. L'importante è mettere qualcosa a tema immigrati che fanno robe brutte e ci si sfoga un po' la propria rabbia. Cioè, ma si può pure prendere notizie false o vere e taroccarle un po', eh? Cioè, tipo questa qua, cioè, non ha mica nessuna fonte, nessun link, nessun approfondimento, nessun resoconto. Cioè, poi, cioè, è incredibilmente simile a quest'altra foto del 2018. Cioè, le maglie viola devono andare un sacco tra gli immigrati nigeriani violenti. Per quanto ancora le forze dell'ordine dovranno sopportare? Invece di andare con gli idranti a Trieste, non potrebbero pensare a salvarsi la pelle magari con una protesta? Qualcuno difenda le forze dell'ordine! Creiamo la polizia per la polizia! Questi li trattano con guanti e italiani con acqua! Signora, avranno finito l'acqua. Posso mica spruzzargli la gazzosa. Ma passiamo al secondo macro filone. L'omofobia mista al signora mia, ma dove finiremo? Una sola domanda. Perché? È che ormai se prendi a calci nel culo ste checche ti arrestano. Se fai complimenti alle donne per corteggiarle, devi fare attenzione a quello che dici. È un mondo alla rovescia. È diventato così per controllarci meglio. Che mondo di merda, eh? Solo perché non puoi prendere a calci uno solo perché gli piace il cazzo. Sperando che almeno questi non vengano ad occuparci le case. Siamo un popolo di caproni. E vabbè, mo dai, mi sembra un po' esagerato. Guarda, c'è un etero! Occupiamogli la casa, inculiamo! Descrivete con una parola queste due persone? Due brutti scherzi della natura, espressione di una società che va sempre più in basso. A loro Paona e l'altra cosa, brutta Sodoma e Gomorra, gli fanno un non tenermi sulle spine, cosa? Vabbè, di base i commenti sono questi. Però c'è anche qualcuno più creativo, eh? Mantecati col burro. Dio li fa e poi li ha copia. Avrà aperto una copisteria. Abovinevoli. Gli uomini nel 1914 e nel 1944 di fronte ad una morte quasi certa. Gli uomini nel 2020 di fronte al 99% di sopravvivenza. Lasciamo stare i dati. Quali uomini? Ma li hai visti gli uomini di oggi col rimmel e contorno occhi? A parte il trucco degli artisti, eh? Grandi Maneskin, Forza Italia! Vero? Sta marea de seghe effeminate! Sta manica de pippe addolorate e, oltre che non vogliono, non sanno fare un cazzo se non rivolgersi alla tenera età di 40 e passa anni alla mammina per scoprire la loro identità, se sono uomini o donne, oppure ci siamo capiti! Fate sempre attenzione a non chiamarli con il nome appropriato, se no verrete bloccati per 30 giorni. Non parlate male dei femminielli, ossa fragiche, palle mosce. E che questo governo di fragichi rimetta il servizio militare almeno per dare un'identità sessuale a sti quattro minchioni. Sono più maschili le donne che gli uomini, patetici penosi. E ci siamo capiti. Buongiorno Mario, seguendo la trasmissione di martedì scorso mi sorge spontanea una domanda. Il fenomeno scandaloso e privo di dignità delle ragazzine che mostrano via social i propri corpi con guadagni strepitosi sono tassate come qualunque lavoratore? Oh, idea interessante! Che gli famo la flat tax che sotto la terza non pagano? Scusate, volevo adeguarmi un attimo a livello. Abbiamo poi il terzo filone, un po' di sovranismo, così, per condire. E se dopo questa crisi chiudiamo le frontiere, produciamo da soli e ritorniamo alla nostra moneta? Scrisse su Facebook con un Samsung donando il congiuntivo agli immigrati. 4 novembre, festa della vittoria, festa delle forze armate, festa dell'unità d'Italia. L'Italia vince, da sola e per tutti gli alleati, la prima guerra mondiale. Sì sì, le abbiamo proprio presi e ammazzate noi tedeschi, eh. Ho visto cos'è successo appena si sono affacciati per una capatina a Caporetto. Tutto facile finché si combattono i farlocchi magnacrauti austriaci.
corrompe la giustizia, distrugge le famiglie, fa del male ai bambini, il PD odia gli italiani, ama lo straniero, favorisce l'immigrazione e diffama il popolo italiano. Sono i traditori della nostra patria. E la Madonna, mo non voglio fare campagna elettorale per il PD, ma mi sembra un tantino esagerato, dai. Ma allora, perché ci sono italiani che li votano? Sono dei sadomaso? Perché molti italiani sono analfabeti. E per chiudere, visto il periodo, arriviamo al quarto argomento. La dittatura sanitaria. Negli anni è stato tollerato l'arrivo a Roma di saccheggiatori, devastatori, black bloc, clandestini, orde di violenti, torme di rom illegali, qualsiasi cosa. E l'unica persona contro cui lo Stato mostra il pugno di ferro è Puzzer, un lavoratore. Sono sinceramente preoccupato per la libertà di espressione. Mario Giordano. Vabbè, possiamo arrivare fino ai Visigoti se vuoi, eh? Vogliamo incolpare Draghi per Alarico? Puzzer fermato per 5 ore ed espulso da Roma. Siamo in una dittatura staliniana. Ogni persona libera non può più tollerare. Immenso! Se avessi la possibilità di venire da voi, verrei subito. Ma lavoro a Genova e siete lontani. Ma non lontani dal mio pensiero per voi. Immagino. Genova-Trieste cosa sarà? 5-6 ore? La libertà non vale così tanto. Si può ancora esprimere un'opinione in dissenso da chi governa questa nazione? Sì, lo stai facendo. L'Unione Europea ha intimato al governo italiano di dare tutte le spiegazioni del caso e di togliere il Green Pass entro 30 giorni secondo la legge europea 953/2021. Gravissimo che non sia riportato da nessun quotidiano italiano. Sarà forse che una minchia! Ci si spinge fino ad arrivare poi alle più becere fake news da Novax. Ad esempio, una cosa che va tantissimo in questo periodo sono i post sulle morti improvvise. Basta che uno, purtroppo, muoia e partono i post. Raga, non parlano minimamente di vaccino. Se l'articolo non parla di vaccino, vuol dire che lo era. Ormai è un classico. Vabbè, ma allora avete proprio la faccia come il culo. Però vi prego, almeno controllate le immagini che scegliete. Ma guarda, ma puoi? Facciamoci una domanda e diamoci una risposta? Per quale motivo tantissimi medici che si moltiplicano di giorno in giorno stanno dichiarando il contrario di ciò che i medici affiliati ci propinano con tutti i mezzi di comunicazione classici a raffica tutti i giorni? Perché purtroppo avere una laurea non è sinonimo di intelligenza. Però se i 999 laureati dicono una cosa e uno dice il contrario e tu non ne sai niente, mi fiderei dei 999, perché altrimenti ci dovrebbe essere un complottone Scusa, i poteri forti. Me ne dimentico sempre i poteri forti. Se un medico dice in TV, su 6.000 pazienti sono riuscito ad avere 0 morti, e il vice ministro alla salute gli dice, lei sarà radiato, invece di chiedere come abbia fatto, non vi sorge qualche dubbio che qualcosa non va? Sì, effettivamente potrebbe essere una cazzata, grazie per la segnalazione. Bene, spero che vi siate divertiti. Vi saluto con un post che secondo me raccoglie alla perfezione tutto quello che abbiamo visto oggi. Come avrete notato, ho voluto fare una roba un po' più leggera, senza troppa filosofia dietro. Come al solito vi invito ad iscrivervi, lasciare un piace, condividere, guardare il libro che trovate in descrizione. E vi saluto con l'ultimo post. Mario Giordano è un giornalista d'assalto, bravo nel suo lavoro, furbo ma un pochino ruffiano e contraddittorio. Mi chiedo, perché si crogiola nei dubbi sul vaccino quando invece se lo è fatto tranquillamente in sottovoce? Bastardi geneticamente Draghi e Mattarella, Speranza, PD 5 Stelle. L'imbuto? Lo vedi? L'imbuto non si può riempire!